Taglio del nastro nel convento dei Santi Sette Fratelli a Mociano Sant'Angelo della nuova sede regionale dell'associazione Unitalsi, l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes Santuari Internazionali. L'inaugurazione è stata l'occasione della visita del presidente nazionale Unitalsi Rocco Palese, che insieme al vicepresidente nazionale Sabatino Di Serafino ha incontrato il consiglio di sezione e l'assemblea dei presidenti di sottosezione per conoscere personalmente una rappresentanza dei volontari che si sta spendendo quotidianamente sul territorio. Ma questa location sicuramente è importante per la nostra associazione. Quest'anno nel nostro tema pastorale vogliamo riscoprire il nostro essere pietre vive, quindi a fianco ad un convento così importante e così storico, dove le pietre possono parlare di storia, credo proprio davvero che le pietre vive dei nostri volontari dell'associazione possano fare un corollario importante per questa struttura. Di questo noi ringraziamo sicuramente il Comune, che ha voluto concederci questa possibilità e all'interno di questa struttura fare davvero delle attività importanti per l'associazione, a fianco soprattutto alle persone più deboli, che sono il nostro cuore dell'associazione. I locali del convento sono stati messi a disposizione dell'associazione da parte del Comune di Mociano, proprietario dell'immobile. Sì, il Comune diciamo che è onorato di questa accoglienza che abbiamo voluto fare nei confronti dell'Unitalsi, perché è un punto importante per il nostro territorio, ma a livello di area è qualcosa che ci qualifica e rende utile questi spazi, che sono comunque utilizzati e ambiti, però questa qui è un'attività importante di rilevanza sociale che ha il suo risvolto a livello territoriale, a livello di provincia quantomeno. Quindi in questo luogo, che è stato da sempre un luogo di accoglienza, fare anche questa attività per noi è stato qualificante e riteniamo che si debba continuare.